Presidente, grazie. La mozione chiede alla Giunta di intervenire presso il Governo centrale per l'apertura di un tavolo ad hoc per sostenere il settore metalmeccanico in Campania, gravemente in crisi. Si evidenzia un calo della produzione e un aumento delle difficoltà nelle imprese, con oltre 10.000 lavoratori coinvolti nelle vertenze. Ne cito alcune: Soft Lab, Giabil, Firema, Orefice, Whirlpool, Snob, Proma e anche Stellantis, perché anche grosse aziende, che si va dalla microelettronica alla produzione anche di auto, anche quando dichiarano diciamo un aumento della produzione, mancando un piano industriale di prospettiva, non capiamo perché poi si faccia ricorso agli ammortizzatori, quindi alla cassa integrazione, e mettendo quindi anche tante persone e lavoratori, insomma, allo sbando, che sono pronti a protestare anche nei prossimi giorni. Quindi noi chiediamo alla Giunta regionale di farsi garante e promotrice presso il Governo centrale per aprire un tavolo ad hoc e per venire a delle azioni di rilancio. Allora, non ci sono interventi. Passiamo alla votazione. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? La mozione è approvata.